Ben trovati amici sportivi, siamo al Pasquale Corona di Rio Nero per la partita valida per la 14ª giornata del campionato di eccellenza. La Vultur Rio Nero ospita la capolista Matera Grumentum. Pronti per partire, ecco il fischio del direttore di gara, pallone all'indietro per Mastrangelo che deve mettere fuori, non ci arriva ma ci arriva la Carra che prova il tiro dalla distanza, pallone che rimpalla, rimane lì e poi la traversa colpita da Martinez e la rete! No, fuori gioco, si alza la bandierina, tutto fermo. Grande occasione per la formazione ospite, ma la bandierina si è alzata in maniera inesorabile. Parte Cordisco direttamente in porta, ancora una volta non è sicurissimo Mastrangelo ma riesce a far su il pallone di senso. Il lancio è per Figliomeni, il tiro troppo strozzato, Petaggine si accentra, Petaggine, pallone all'indietro per di senso, carica il destro, il tiro alto sulla traversa. Parte di senso e la palla in rete! Si sblocca il big match al minuto numero 33 con il calcio di punizione di Sebastian Di Senso che piega le mani di Pagratis e sblocca il risultato. Parte Cordisco, la mette in mezzo per la Carra, il tiro e la parata di Mastrangelo. Poi Gerardi in mezzo a due, alla meglio Sambataro che la butta in avanti, Pagratis un po' fuori dai pali, pallone che si perde. Ben trovati amici sportivi per il secondo tempo della partita tra la Vultur Rio Nero e il Matera Grumentum. Partiti per il secondo tempo, e colpo di testa di Petaggine solo per un istante, poi il fallo ravvisato da direttore di gara Nano. Va Cordisco, pallone in mezzo, la Bosco la mette in mezzo e poi la rete di Pellegrini che ha pareggiato al secondo minuto. Quarto gol di fila per Nicola Pellegrini, il difensore goleador della squadra del presidente Petraglia, che trova immediatamente il pareggio sfruttando questo calcio di punizione con la sponda di Capitan Lobosco e il tapin vincente di Nicola Pellegrini. La Torre in avanti per la Carra, Martinez prova lui il tiro e la parata di Mastrangelo. Lobosco, poi il lancio di Pellegrini per Falco, a spazio Falco, la deve tenere in campo, fa bene, si accentra Falco, al limite il tiro alto sulla traversa. Magliano per Nano, in mezzo a due Nano alla meglio, però poi Martinez gli soffre il pallone ed è il secondo giallo per Nano. Rimane in 10 la Vultur al minuto numero 12, espulso Nano. Si riparte, il lancio è per Falco, la tiene giù, si accentra Falco in aria, Falco ancora lui, Falco, il tiro alto, ma Pellegrini alla meglio, ancora per Falco in aria, Falco sul portiere. Vultur in 10, Martinez per Vitalia, va al cross basso, Gerardi svirgola. Ora recupereremo il nome. Intanto Mastroberti gioca il suo primo pallone all'indietro per d'Italia. Il cross in aria direttamente. Mastroberti per la Carra. Pallone che filtra, Gerardi però non ci arriva. Falco, gioco di gambe. Falco va al cross. Il tiro di Gerardi, la spinta di Mastrangelo che compie il miracolo della partita. Pallone in mezzo e la parata di Mastrangelo, veramente il migliore in campo. Falco messo giù. Rosso alla Carra. Rosso diretto a Peppe La Carra. L'arbitro avrà visto un colpo proibito da parte del numero 9. Peppe La Carra è stato espulso.
Pietragalla, va lui, il tiro è alto sulla traversa, dà l'illusione del gol, alza il pallone Lo Bosco che resta anche giù, e arriva il triplice fischio del direttore di gara, che applausi per entrambe le squadre che hanno giocato una bella partita. Quindi dal Corona è tutto, ci rivediamo alla prossima partita.